Ho capito che la mia felicità cresce proporzionalmente al mio accettare la cosa ed aumenta in maniera proporzionale alle mie aspettative. E questa è la chiave di tutto. Se riesco ad accettare il fatto che la malattia c'è e non devo pensare a cosa aspettarmi, ma a quello che posso fare adesso, ecco, riesco a conquistarmi la libertà di fare molte cose. Sei sempre stato un ciclista, in realtà? Sì, io da quando avevo 3 anni ho sempre avuto la passione per la bicicletta. I momenti più belli erano proprio finito gli studi e i compiti. Prendevo la bici e andavo in giro per il paese, per tutti i saltini, tanto che distruggevo una bicicletta a settimana. Mio papà era stufo di sistemarmela. Poi ho sempre continuato ad andare in bicicletta. È stato un periodo dell'università dove mi sono, per la distanza, però mi era balenata l'idea di andare, di portare giù a Venezia, a Mestre, la bicicletta per farmi qualche giro da quelle parti. Anni fa mi sono stato colpito dal morbo di Parkinson. Il primo periodo con le medicine riuscivo abbastanza a compensare i problemi e soprattutto andando in bicicletta notavo che i giorni che andavo riuscivo ad assumere meno farmaci di quanto li prendevo i giorni che non facevo attività sportiva. 4 anni fa proprio non riuscivo più a muovermi, non riuscivo più a fare le attività quotidiane. E lì ho avuto un attimino anche di crollo. Però poi fortunatamente la tecnologia è venuta in mio aiuto e abbiamo fatto un intervento di stimolazione cranica. Abbiamo messo uno stimolatore subcutaneo e 2 elettrodi che mi hanno permesso di essere qua oggi, di fare un po' i viaggi che ho fatto ultimamente. Amico, perché tutto sommato mi ha fatto conoscere un mondo dove altrimenti si passa superficialmente, ovvero apprezzare questi posti che sono qua, ad esempio oggi, vedere il mondo in maniera diversa, apprezzare qualsiasi cosa che tu quel giorno puoi fare, non pensando che magari un domani non lo puoi più, perché io vivo grazie a questa batteria. Proprio nell'ultimo viaggio per la sfortuna si è bloccato e io veramente ero un vegetale. Ecco, e allora dico, bisogna vivere ogni secondo, ogni momento della propria vita. Qui siamo su un tracciato che abbiamo fatto io e altri miei amici, che va da Cernegloms a Remanzacco, tutto attraverso il bosco. Abbiamo anche questo un modo per stare assieme e per vivere la bicicletta. L'abbiamo pulito e per le famiglie è un piacere perché sembra di essere veramente in un altro posto.
era sempre un mio sogno riuscire a realizzare un viaggio in bicicletta. Io e lei assieme, proprio una convivenza stretta voleva essere. Però quei problemi che ho, prendersi questa responsabilità di andare da soli, non era proprio così scontato. Ecco allora che quest'inverno così in chat ho conosciuto questa splendida persona, coraggiosa anche, perché ha intrapreso un viaggio con me e con un altro suo amico che soffre del morbo di Alzheimer. E si chiama Sergio Borroni, è un noto cicloturista italiano, ha visitato più di 80 paesi e mi fa: ma tu cosa stai cercando? Un compagno oppure delle informazioni? E io non gli ho potuto dire di no. Se mi accompagni in un viaggio sarei felicissimo. Guarda, io sono per te, però ho un amico da quando ero al liceo e 3 anni fa gli è stato diagnosticato l'Alzheimer. Avrebbe piacere anche lui di venire. E gli ho detto: benissimo, così veramente dimostriamo che andare in bicicletta fa bene alle persone che hanno dei problemi, delle malattie neurodegenerative. E così siamo partiti. Ballando e danzando come grilli sulle isole del Quarnero. I primi giorni veramente ci siamo divertiti come pazzi. Abbiamo incontrato delle persone speciali, perché andare in bicicletta è un modo anche di aggregazione. Sfortunatamente mi si è bloccato lo stimolatore. Allora rientro a casa, perché senza di questo io non riesco a muovermi. Con la promessa però di ritornare, e a settembre siamo ripartiti e abbiamo concluso questo viaggio, 400 chilometri e 7000 metri di dislivello. Adesso stiamo studiando, perché non è facile riuscire ad avere i contatti con questa corsa che è la Rugbrai, una delle corse più antiche degli Stati Uniti, che va dallo stato dell'Iowa al Missouri lungo il Mississippi. Assieme a questo viaggio sarebbe anche per unirsi con la David Foundation, che è questa organizzazione fondata da David Finney, che è un ciclista che ha vinto il Tour de France, e lui ha fondato la propria organizzazione essenzialmente sul ciclismo, proprio perché sono usciti, ma ci sono degli studi in America, che la pedalata, ovvero lo sforzo che il piede fa sul pedale, attiva dei sistemi nervosi altrimenti lasciati latenti, ecco. E quindi spero che tutte quelle persone che si sentono in difficoltà, e anche a livello così psicologico, possano ritrovare un momento di coraggio e uscire dalla propria stanza buia, cliccando quell'interruttore per riaccendere il sole a casa propria. E come diceva Albert Einstein, che bisogna avanzare per rimanere in equilibrio. Thank you.
questo è diventata la tua filosofia di vita? Sì, buon bisogna anche stare un po' fermi ogni un po' tanto. Fermi, altrimenti la moglie mi mette veramente queste due valigie. Ti lega sulla bicicletta, esatto, e ti spedisce. Esatto. Purtroppo la mia malattia è basata sulle persone anziane, no? Che molto anziane, e quindi si parla sempre delle proprie problematiche, ma bisogna vedere che sfortunatamente questo discorso delle, non parlo solo del Parkinson, ma in generale delle malattie neurogenerative, sta avanzando in età giovanile. Proprio uno delle causali è i pesticidi, l'inquinamento, ed è un motivo anche per questo di scegliere sempre più la bicicletta e meno l'automobile. E quindi creare appunto un luogo, ma non serve, basta mettersi d'accordo e muoversi, ecco. Reagire proprio è all'antitesi della nostra malattia, mentre la malattia ti blocca, perché il movimento è l'opposto.